Buonasera, benvenuti. Siamo qui per la Milano Food Week con Daniel Canzian. Buonasera a tutti. E Anton, che ci prepareranno alcuni piatti sul tema di tradizione e solidarietà. Io mi presento, sono Francesca Romana Mezzadri, sono editor del blog di Sapore, partner della Milano Food Week. Daremo soprattutto la parola allo chef e ai suoi piatti e anche alle spiegazioni che ci darà sul perché sceglie e usa determinati ingredienti, sulla filosofia della sua cucina e soprattutto su questo bellissimo accordo tra tradizione e solidarietà che vedremo nella seconda parte dello show cooking con una piccola sorpresa. Adesso cominciamo con i primi tre piatti, che sono un risotto ai peperoni rossi e gialli. Brava. Seguirà, così come vediamo se è preparata. se sono preparata, se ho imparato bene, una gallinella all'acqua pazza e una grattachecca ai frutti rossi. Esatto. Ok, ho imparato tutto. Tre piatti assolutamente della tradizione, perché il risotto, l'acqua pazza e la grattachecca, anzi, mettono insieme molta parte dell'Italia come tradizione, pur essendo poi lui uno chef che opera su Milano in proprio da poco tempo, ma diciamo da molto tempo anche con un maestro importante di cui però magari parliamo più avanti. Assolutamente. E quindi, se vuoi cominciare a parlarci dei tuoi piatti, bene, a te la parola. Grazie mille. Buonasera a tutti. Io ci tengo innanzitutto a presentarvi Anton, che è lo chef di cucina del ristorante Daniel, il ristorante che io ho aperto da 7 mesi. Vivo a Milano già dal 2008 ed è stata un'esperienza bellissima per me poter passare 7 anni assieme a Gualtiero Marchesi. Dopodiché, passati questi 7 anni, mi sembrava giusto e doveroso, così, visto anche il periodo così florido che sta passando l'Italia, immettermi in un mercato totalmente nuovo. E niente, a settembre abbiamo deciso di aprire questa nuova esperienza con mille motivazioni, mille idee. Piano piano sono nate un sacco di cose. Sicuramente la liaison che mi tiene veramente stretto alla cucina marchesiana è l'attaccamento alla qualità delle materie prime e soprattutto la stagionalità, cosa che oggi, in un periodo di globalizzazione come quello che stiamo vivendo, sovente si perde un pochino. E infatti è stata una sfida molto importante sia per me che per Anton poter affrontare un inverno intero. Salute! Poter affrontare un inverno intero potrà sembrare paradossale la cosa, ma senza frutti rossi, senza l'utilizzo di nessun frutto o verdura che potesse essere fuori stagione. Il che diventa personalmente uno stimolo molto importante, perché ti obbliga per forza di cose ad utilizzare solamente i prodotti che ti offre la stagione in quel periodo. Fermo restando che oggi noi ne possiamo trovare a migliaia di qualsiasi tipo, di qualsiasi categoria, però sono sempre vincolati da qualità che non sempre sono eccelse. E quindi niente, abbiamo passato un inverno piacevolmente senza pomodoro, senza fragole, senza frutti rossi e quant'altro, il che ci ha portato a scovare tantissimi piatti molto interessanti. Oggi vi presentiamo 4 piatti, 3 che sono, tutti e 4 sono molto legati alla tradizione italiana, e uno in particolare che vi spiegherò alla fine è per me molto importante, perché è nato per caso, è nato per voler omaggiare una persona a me molto importante, è diventato una delle colonne portanti della nostra cucina. Comunque, senza entrare troppo nei dettagli, partiamo subito dal primo piatto, che è un risotto ai peperoni gialli e rossi. Peperoni gialli e rossi nel senso che Anton, che vi spiegherà come si fa il risotto, partirà a tostare un riso in maniera tradizionale, quindi semplicemente a burro, senza scalogno, senza cipolla. Tosterà il riso, lo bagnerà con vino bianco, lo porterà avanti con un brodo e solo alla fine andremo ad aggiungere i 2 succhi di peperone, che non sono altro che 2 peperoni, giallo e rosso, che vengono semplicemente cotti a vapore, senza pelle, in modo tale da risultare il meno indigesti possibile, e vengono solamente frullati con un po' di sale. Nel caso del peperone rosso aggiungiamo dello zucchero qualora fosse leggermente carente. Prego. Ah. E invece quello peperone giallo diamo una nota leggermente acidula, che è poi caratteristica primaria del risotto, del peperone giallo. Questo per dare comunque un effetto
visto che secondo noi risulta comunque molto importante oggi anche quella che è la presentazione a tavola, dare un risotto che sia lineare, pulito e molto semplice. Questa cosa la dico perché sin dall'inizio l'obiettivo mio primario era quello di poter realizzare un ristorante che potesse rispecchiare al 100% quella che è la nostra filosofia di cucina, che è una filosofia di cucina che si lega alla semplicità, ai piatti sicuramente tradizionali, senza troppi fronzoli, molto lineari, che possono essere facilmente compresi dal nostro pubblico. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Non a caso vi racconto un piccolo aneddoto che per me è molto importante. Quando abbiamo trovato la location e deciso di realizzare questo ristorante, la prima, giustamente, domanda dell'architetto fu come realizziamo la sala, come lo facciamo questo ristorante, e da cuoco e da profano l'unico modo che ho avuto per spiegare un po' quella che è la mia idea di cucina è stato spiegargli i piatti, come li facciamo e perché seguiamo determinate linee. Al che giustamente Riccardo, il nostro architetto, ha detto: beh, guarda, sentendoti parlare mi sembra un po' di rivederti o di rivedere quella che era il concetto di architettura di Gio Ponti. Al che, insomma, è nato per me un mondo totalmente nuovo, ve lo garantisco, nello scoprire una persona che ha segnato una parte molto importante dell'architettura italiana. E da qui quindi la linearità del ristorante, la linearità della tavola, la semplicità stessa che cerchiamo di esprimere in tutto e per tutto. Considerate che il nostro ristorante è un ristorante che ha la cucina totalmente aperta alla sala, in quanto per entrare in sala i commensali devono passare attraverso la cucina, cioè entrano dalla porta, hanno la porta d'entrata, entrano, vedono la cucina, vedono i cuochi, parlano con i cuochi, dopodiché possono entrare in sala. Questo per me è stato un passaggio molto importante, perché io volevo realizzare una cucina che potesse essere totalmente trasparente per noi, ma soprattutto per chi si siede a tavola, in modo tale che tutto possa essere visto, compreso e, perché no, potenzialmente anche replicato. Anton? Intanto Anton sta tostando il riso, raccontaci la preparazione. Ho fatto spumeggiare il burro quando spumeggia è praticamente arriva a una certa temperatura sopra i 140 gradi e inizia a fare delle bolle molto piccole, tipo spuma da barba. Questa è la temperatura giusta praticamente del burro e si può buttare giù il riso. Buttiamo il riso e lo saliamo subito per dare sapidità al chicco, perché sennò rischiamo di avere una salsa alla fine magari sapida e un chicco che sia poco salato. E la scelta di non mettere il classico fondo di scalogno o cipolla, so da forse da dove arriva, però magari se vogliamo raccontare, perché è un po' una cosa un po' prendendo piede. Nasce dal pedigree che sicuramente noi ci stiamo portando, parlo a nome anche di Anton, in quanto anche lui viene dalla stessa scuola, nasce dal pedigree che ci stiamo portando avanti e vi do più che altro la motivazione logica del perché non utilizziamo... Pedigree Gualtiero Marchesi, per chi non lo sa. Totalmente. Sempre solo, lo porterò sempre solo dirò fino alla fine. No, il motivo preciso è molto semplice. Mettendo una cipolla, uno scalogno in tostatura, corro il rischio di avere un piatto che tende a ripercuotersi da un punto di vista per l'organismo. Quindi avrò sempre un retrogusto al mio palato di cipolla o di scalogno. Il potermene privare mi mette in condizione di avere un riso automaticamente più leggero. Chiaramente sono carente da un punto di vista di acidità, che sostituisco utilizzando un burro, che aggiungo utilizzando un burro che non è un burro tradizionale, ma è un burro acido, ed è questo burro qui, che non è altro che sostanzialmente un burro che ha addizionata una riduzione di aceto, vino bianco e cipolla. Mi spiego meglio. Vado a fare, in buona sostanza, una riduzione di aceto, e vi do una ricetta molto veloce così potete tranquillamente replicarlo a casa, un litro di aceto, per ogni litro di aceto ho 2 litri di vino bianco, 3 cipolle, che messe assieme riduco sino ad ottenere uno sciroppo che è pari al 10% del volume, quindi praticamente una riduzione quasi totale. Bene, questo sciroppo che si forma, lo vado a inserire e mantecare in 1 chilo di burro.
vi do una dose così grande perché non ha un consumo rapido, potete tranquillamente mantenerlo in frigorifero per molto tempo, non si deteriora. Questo mi permette semplicemente di poter alleggerire il mio piatto, dare comunque un tocco di acidità che mi serve anche per poter addizionare meno parmigiano. La tendenza, soprattutto qui al nord, è nell'avere dei risotti che sono sovente carichi di parmigiano, sovente carichi di sapore. Ecco, questo mi mette in condizione di avere una base, una tela, un risotto base sul quale poter addizionare qualsiasi cosa io voglia. Cioè, modificando il mio brodo, utilizzando un brodo di verdure piuttosto che carne, piuttosto che pesce, posso tranquillamente spostare il mio riso addizionandolo ad un pesce, addizionandolo ad una carne, a un tegame di verdure o quant'altro. E questo mi dà la possibilità di potermi muovere molto rapidamente, molto velocemente in mezzo al mio mondo di ingredienti. Questo è il motivo principe per il quale utilizziamo questo. Me lo faccio un po' prego. Vedere. Potete anche assaggiarlo. Non ha nulla di particolare. Si sente lo scalogno, si sente il vino, si sente l'aceto. Ha anche un aspetto particolare. Consideri su 3 kg, impazzisco, su 3 litri di liquido, e quindi su 1 litro di aceto, 2 litri di vino bianco, 3 cipolle, circa 500 grammi. Sì. Certo. 300 grammi, chiedo scusa, 500 grammi. Cipolla bianca, sì. A casa comunque io vi do la ricetta e vi do anche l'alternativa immediata. Perché almeno a me succede spesso di arrivare a casa e io non cucino praticamente mai a casa. Però se dovessi cucinare a casa, senza impazzire a dover fare un burro acido, quindi partire da zero, eccetera, 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 potete tranquillamente ovviare aggiungendo dell'aceto alla fine, dell'aceto ridotto, quindi perdete tutta la base alcolica in mantecatura. È molto particolare. Ma il passaggio più importante secondo me è questo. Anton adesso sta bagnando con il brodo il risotto. Il consiglio che io do a 360 gradi è questo qui. A fine cottura, passati quindi i 12 minuti dopo la tostatura, il risotto ha 18 minuti di cottura, perdo 4-5 minuti in tostatura, me ne rimangono circa 12 per la cottura del riso. Bene, a scadenza di questi 12 minuti devo cercare di avere un risotto che sia il meno liquido possibile. Questo perché? Perché addizionando poi il burro, il parmigiano e mantecandolo mi basta solo aggiungere poco liquido, quindi poco brodo, per poter avere un effetto molto all'onda. Io sono di origine venete, da noi il riso viene inteso come una minestra di riso ed è sostanzialmente la differenza principale tra il risotto lombardo e il risotto veneto. Il risotto veneto è più servito, viene servito all'onda, è considerato una minestra di riso, il risotto lombardo è molto più sodo. Io ho preso un po' le caratteristiche utili del risotto lombardo e quelle del risotto alla veneta, cioè in Veneto il riso non viene tostato, in Lombardia sì, ritengo sia molto importante perché la tostatura dà una caramellizzazione al chicco che è fondamentale, in quanto consumandolo lo sento sgranato al palato. Non tostandolo avrei un riso sostanzialmente bollito e questo forse non è proprio piacevolissimo. Però in compenso il risotto alla veneta, essendo servito all'onda, essendo servito molto cremoso, risulta molto più piacevole al palato. Quindi in buona sostanza non ho fatto altro che partire da un risotto lombardo e poi mantecarlo e completarlo alla veneta. Questo lo sottolineo perché? Perché il passaggio di mantecatura finale pecca solo in un passaggio, che sovente basterebbe aggiungere poco brodo, poco liquido per creare una corretta emulsione tra quella che è la dose di grassi all'interno del risotto e quella la dose di liquidi, in modo tale da avere un riso molto 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 blando, e questo permette e fa sì che sia tendenzialmente leggero come risotto. Prego Anton. Bene, quindi proseguiamo con la preparazione del riso, che sarà a che punto di cottura siamo? Siamo a metà cottura. Siamo a metà cottura, questi ingredienti sono ingredienti che noi uniamo alla fine o uniamo prima alla fine e non verranno inseriti nel risotto, ma verranno messi sopra, solamente sopra il piatto, poiché, tornando al concetto di cucina lineare che ho espresso inizialmente, mi piace far vedere ai commensali quello che dovranno e far capire totalmente quello che potranno andare a consumare.
Quindi avrete in buona sostanza un riso bianco steso sul piatto e due colori, rosso e giallo, che spiccano. Quindi molto semplice. E che fanno anche ogni forchettata diversa, perché in una ne prendi più di un colore, in una prendi più di un altro, poi te lo mescoli, diventa anche un piatto che uno magari un po' si può interpretare un boccone dopo l'altro. Può personalizzare totalmente, completamente, assolutamente. Questo sposo totalmente la tua idea, anzi. Bene. Cosa dici? Ci fermiamo qualche minuto prima? Sì. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. A casa chi fa il risotto? La mantecatura è sempre una cosa che si fa un po' in fretta. Ah, è pronta, tavola, seduti. Ci sono delle regole precise per la manteccatura invece? Fuori dal fuoco, ingredienti freddi? Ma la prassi... Raccontiamo un po' qual è la tradizione, visto che di tradizione parliamo. Grazie. Nella tecnica della mantecatura. La prassi corretta sarebbe nel portare il riso a fine cottura, toglierlo dal fuoco, inserire burro e parmigiano o solamente burro o solamente olio in funzione al risotto che voi volete fare, lasciarlo, come si suol dire, rilassare per qualche minuto. Poiché il contatto tra il riso che è a 100 gradi, che sta bollendo, e un burro o comunque una materia grassa che è intorno ai 30 gradi, crea in ogni caso uno shock termico. Ecco, il poterlo lasciare riposare qualche istante e poi mantecarlo è sicuramente un passaggio che risulta alla fine fondamentale. Ma per esempio la mia nonna metteva il coperchio. Assolutamente. È una cosa utile, rimane tutto assolutamente chiuso dentro. Sì, poiché non raffredda meno e soprattutto perde meno umidità. Questo fa sì che io non debba poi aggiungere altro liquido, quindi altro brodo nello specifico, e quindi è totalmente corretto. Poi io dico molto fuori dai denti, ci sono mille scuole di pensiero, altri 200 cuochi al posto mio, ci sono dei cuochi che pretendono la casseruola larga e bassa, altri che la pretendono stretta e alta. Questa sarebbe anche un'altra bella querella, su quale è il tegame per il risotto. Io penso che ci siano mille scuole di pensiero e mille ricette per potervi presentare qualsiasi piatto. Penso che forse oggi la cosa più importante sia trasmettere un po' quello che uno vuole sentire all'interno del piatto. E senza doversi limitare poi a quelle che possono essere le tecniche che utilizzano tutti. Voglio dire, alla fine la qualità è a prescindere dalla tecnica, e le nostre mamme, nonne e la nostra tradizione italiana ce lo insegna. Quindi... Mi chiedono dalla sala che brodo, quali sono gli ingredienti di questo brodo, di questo risotto? Questo qui è un brodo di pollo leggero. Scusatemi se sottolineo sempre la parola leggero, ma a volte temo anche di penso di farmi fraintendere. È un brodo che noi facciamo, sconfezioniamo tradizionalmente, quindi pollo, sedano, carote, cipolla. Io ci metto un paio di pomodori perché mia nonna li metteva e mi piace l'idea di vedere il pomodoro sopra, sinceramente. Non penso conferisca nulla di particolare, quindi lascio libera interpretazione al vostro brodo di pollo a casa. La cosa che sottolineo e che ci tengo a trasmettervi è questa. Tenderei ad alleggerirlo. Cosa intendo? Per ogni litro di brodo completo, finito, fatto, io aggiungerei 500 grammi di acqua. Perché? Perché per forza di cose, andando in cottura e dovendo cuocere un riso e lasciando evaporare il brodo, vado a intensificare il gusto del brodo di pollo all'interno del mio risotto. E questo va bene finché io faccio un risotto alla parmigiana, ma nel momento in cui comincio a mettere degli asparagi, piuttosto che dei carciofi, piuttosto che qualsiasi ingrediente voi vogliate, insomma, a me piace sentire gli elementi che mangio. Ecco perché sono consiglio di tenere un brodo anche di sale nelle cucine professionali, che in questo caso non si mette nella pietanza che stiamo cuocendo. Esatto, in questo caso il brodo è totalmente insipido, non ha alcuna aggiunta di sale. Se ci fate caso, Anton non ha mai messo sale, fate eccezione che all'inizio, cosa che vi ha sottolineato prima, perché il riso ha bisogno di tostare e quindi l'amido deve caramellizzare. Il chicco di riso deve insaporirsi in qualche maniera, altrimenti correrete il rischio nell'avere un risotto sicuramente sapido, goloso, ma un chicco tendenzialmente insipido, e questo fa sì che non si formi armonia nel vostro palato. Vedo giusto? Esatto. Anton, mantechiamo? Sì. Vai, lascio te la parola. Quindi togliamo il riso dal fuoco, aggiungiamo parmigiano.
E burro acido. Il burro acido viene usato in mantecatura e anche all'inizio? All'inizio era burro... No, solo in mantecatura. Solo in mantecatura, non... per cui solo per finire il riso. Esattamente. Okay. E vado a mantecare. Facciamo così, così potete vedere. Aggiungo un po' di brodo. Ecco il passaggio dell'aggiunta del brodo, andrei a spiegare. E questo è il passaggio che ci tenevamo a sottolineare, il fatto che si crei un'emulsione tra la base grassa, tra i liquidi e i grassi che ci sono all'interno del riso. Questo vi mette in condizioni di doverne mettere molto meno di burro. E perché? Perché sfruttate l'amido presente nel riso, sfruttate il brodo e sfruttate il burro già presente all'interno del risotto. E questo fa sì che risulti molto leggero. Tra l'altro, mediamente uno pensa che, sempre come vi dicevo prima, pronti a tavola, toglie il risotto, lo mette nei piatti. Invece, soprattutto se vi capita di cucinarlo per tante persone, l'aggiunta di brodo in questa fase qui vi permette, anche magari quando siete a metà dei piatti, avete 8 amici a cena, avete fatto risotto per 8, a metà ritorna asciutto. Il brodo sempre caldo e insipido, perché sennò abbiamo mantecato, abbiamo aggiunto il parmigiano, ci cambia tutto il sapore. Ricordate che potete aggiungerlo, è bollente il brodo, è bollente il riso, potete aggiungerlo proprio fino a un istante prima di servire. Altrimenti io consiglio sempre 8 bei risotti al salto. Certo, con 8 padelle e 4 mani contemporaneamente. No, la cosa brutta dell'avere degli invitati a casa è che alla fine tu devi cucinare e gli invitati sono in sala. Allora, più riesci a stare in sala con gli invitati, meglio è. Certo, certo. Oppure li invitiamo tutti nel tuo ristorante. Esatto. Che è in via Castelfidardo. È un po' di parte. Scusate, è un po' di parte. Castelfidardo, angolo San Marco. Allora, comunque, questo riso. Queste sono meravigliose. Anche qui vedo l'ispirazione del maestro. Beh, il taglio non si può non notare. Insomma. Eh certo. Il genio copia, il mediocre imita. È anche un po'. Mi viene in mente Miró. A me un po' più Matisse. Anche Matisse. Beh, in ogni caso volevamo solamente presentare un risotto di peperoni un po' più facile, un po' più simpatico, ecco, tutto qua. E questo risotto appoggio un attimo per applaudire. Lascio qua, così lo potete vedere tutti. Passiamo subito al secondo piatto, che è la gallinella all'acqua pazza. Allora. Adesso tutti devono fare... Aspetta che deve farci la foto, Blas. Sorrisone. Bravo. Ciao carissimo, come stai? Infatti, grazie a te. Io ho iniziato a ottobre questa nuova esperienza e con molta timidezza, poiché l'impegno è comunque non indifferente e dubbi ce ne sono sempre tantissimi. Ma sin dall'inizio l'idea era quella di poter fare, ripeto, cucina italiana, da cui poi deriva il nome del ristorante, cucina italiana contemporanea. Contemporanea perché? Perché è semplicemente legata al nostro periodo, alla mia età, a quello che noi stiamo vivendo e a quello che oggi sentiamo. Più passano i giorni e più mi rendo conto che è importantissimo legarsi a quella che è la nostra tradizione. Infatti, oggi sono veramente molto soddisfatto del menù che abbiamo in carta, perché è un mix di piatti totalmente italiani. Trovate una ricetta alla saltimbocca, risotto di peperoni, il babà con col gelato alla stracciatella, la grattachecca che vi presenterò dopo, che è una granita tradizionale romana che abbiamo deciso di ripresentare a modo nostro, il carpaccio di scampi alla pizzaiola. Insomma, l'idea di poter ripristinare moltissime ricette tradizionali italiane che, per un motivo o per l'altro, oggi vengono tenute poco in considerazione, vuoi perché hanno meno appeal rispetto a tantissime altre ricette, a tantissime altre tradizioni oggi internazionali, vuoi perché fanno parte della nostra cultura, quindi le possiamo anche snobbare. Beh, insomma,
sta di fatto che per me è una soddisfazione grandissima poter dar vita nuovamente a certi nomi, a certe ricette e a certe tradizioni. Bene, in ogni caso, entriamo nello specifico della gallinella all'acqua pazza. Premetto che potete sostituire la gallinella con qualsiasi altro pesce voi vogliate. Quindi, chi non ama la gallinella può metterci un branzino, piuttosto che un'orata, piuttosto che qualsiasi pesce esso voglia. Consiglio dei pesci non troppo grassi, punto. Poi per il resto è libero arbitrio totalmente. Però la gallinella è proprio della tradizione dell'acqua pazza. L'orata e la gallinella sicuramente, sono, no, beh, quello l'orata sicuro, e la gallinella ma... sono di solito nel nome del piatto c'è uno o c'è chi l'altra. È tanto legato al branzino e non voglio assolutamente rubare niente a nessuno. Certo, comunque certo. L'acqua pazza, scusa, di che zona è allora, come nascita? Trattandosi di un periodo, essendo in primavera e andando verso l'estate, sarà un caso, non so dirvi il perché, però mi sto legando un po' alla cucina mediterranea. E nello specifico ho fatto eccezione per il risotto di peperoni, sia grattachecca che gallinella sono due ricette, la prima romana, la seconda partenopea. Campana, partenopea. Comunque, non facciamo altro che mettere del pomodoro, punto, nello specifico dei pomodori Pixar o Roma, va benissimo, sconsiglio il ramato in quanto sono acquosissimi, del fumetto di pesce che lo facciamo con le carcasse della gallinella, facoltativo, non è necessario e non è fondamentale, noi lo facciamo perché tra virgolette ce lo possiamo permettere acquistando il pesce intero e smontandolo e quindi cercando di sfruttare al massimo tutte le parti. A casa si può fare tranquillamente con del pomodoro, pochissimo sale. Prego Anton, anzi lo lascio spiegare a te. Allora, abbiamo aggiunto la salsa di pomodoro, il fumetto di pesce, aggiungiamo una concassia di sedani, olive taggiasche denocciolate, e dei capperi sottosale dissalati. Aggiungiamo sale e pepe sulla gallinella. E andiamo ad aggiungerla la nostra acqua pazza. Buonasera. Buonasera. Si fa questa ricetta, si può fare anche col pesce intero? Si o può viene fare... meglio col filetto? Allora, si può fare anche col pesce intero. Le tempistiche sono diverse e basta. E poi vedo che spinarlo. Certo, no, però magari io sono sempre nella logica, siamo a casa in famiglia. Ma io allora ci sono due tecniche che potete utilizzare. La tecnica migliore è cuocerla in forno, quindi teglia, pomodoro, fumetto, sale, pepe, capri, sedanini, olive. Il pesce in questione, pesce bianco, chiuso con coperchio e lo cuocete direttamente in forno. Perché? Perché è una cottura più morbida, di conseguenza non stressa la carne, quindi non rischierete mai di avere un pesce che, nonostante magari possano essere passati 4-5 minuti in più di cottura, risulta stopposo. E poi la cosa piacevolissima è che il pesce va a conferire un gusto particolare alla salsa che si forma. Perché sarà sostanzialmente un pomodoro, un'acqua di pomodoro, ma il sentore di gallinella in questo caso, quindi molto piacevole, tendenzialmente acidulo nel finale e non pesante. Seconda tecnica che vi consiglio è questa qui che sta facendo Anton, cioè lo cuocete direttamente in casseruola, badando bene che la cottura deve essere morbida, altrimenti il sobbollire va a rovinare il pesce.
il subbollire della salsa, che scusa, va a rovinare il pesce, i tempi si riaccorciano notevolmente, perché qui nell'arco di un 4-5 minuti il piatto è completo. In forno avete bisogno per forza di cose di una ventina di minuti. La signora è preparatissima. Non ho messo l'aglio perché ci vuole l'aglio, però ho deciso di fare, ho fatto una scelta da 2-3 mesi e cerco di bypassare le intolleranze altrui senza doverle sottolineare, perché sembra sempre un po' così un limite, no? Senza dover dire utilizzo una pasta di una farina particolare perché è adatta a tutte le persone, o posso bypassare certe intolleranze. No. Cerco di evitare il problema. Basta che trattiene l'umidità. Presentando dei piatti che siano dei piatti trasversali totalmente. E infatti poi il minestrone alla milanese che vi presenteremo alla fine sarà proprio l'emblema di tutta questa nostra scelta, senza doverci limitare nel dire no, noi facciamo solo una tipologia di cucina piuttosto che un'altra. Noi sostanzialmente siamo un ristorante e non ce ne dobbiamo dimenticare. Se poi siamo così abili da poter comprendere quelle che sono oggi le esigenze, ben venga. Punto. Quindi no aglio. Quindi no aglio. No aglio. No aglio, no cipolla, questo è un piatto anche molto delicato, quindi. Sì, assolutamente. Molto, a molto dire la verità, un po' di cipolla nel pomodoro. Un po' di cipolla nel pomodoro. Nel pomodoro c'è. Qui lo metto. Nell'ultimo minuto di cottura, voi avete aperto a settembre e i pomodori sono spariti. Io ho avuto il prossimo inverno farai tu, conserverai i pomodori di questa stagione per allora, usarli o no? L'anno scorso è andata benino, nel senso che tra ottobre e tra settembre e tutto ottobre siamo riusciti a fare, questo penso sia uno degli ultimi vasetti che abbiamo di acqua di pomodoro, delle conserve, ma non esageratamente, in quanto diciamo che c'erano altri problemi gestionali per noi. Quest'anno mi sono prefisso l'obiettivo di poter recuperare più frutta e verdura possibile, in modo tale l'inverno prossimo da fare una cosa che mangiavo a casa da mia nonna da piccolo. Io ho avuto la fortuna di nascere in un paesino dove, bene o male, si aveva un po' tutto. Mia nonna materna aveva l'orto, mia nonna paterna aveva una cantina che vi garantisco era fornitissima. C'erano frutte sciroppate di ogni genere, marmellate, conserve, insaccati, c'era tutto. E vi posso garantire che il ricordo di mangiare determinati pezzi di pesca piuttosto che albicocca oggi veramente mi manca un sacco. Quindi abbiamo trovato una di conserva di pomodoro, invece tu vuoi lanciarti in una grande produzione di tutto il buono. Grande produzione no, però sicuramente vorremmo ripristinare una cosa che, almeno io vorrei ripristinare una cosa che comunque mi ha segnato molto da piccolo e che forse oggi non dispiace forse neanche. Per esempio la pesca sciroppata, rispetto al discorso che facevi prima dei piatti dimenticati, dei piatti semplici nostri della tradizione che uno non si aspetta quasi di trovare al ristorante, invece ci sono delle cose semplici che poi dopo senti il profumo che si sparge in sala, ti ricordano, ti rimandano indietro nel tempo, forse è anche quella una parte di tradizione. Ne sono totalmente che bisogna convinto. Recuperare. Penso che oggi la ristorazione ha raggiunto dei livelli di qualità e di tecnica tali per cui è molto difficile mangiare male in un ristorante, fortunatamente. Nel contempo si è formata una certa, parlo personalmente, quindi posso essere criticato e avete totalmente ragione, si è formata una certa, così, un certo distacco tra chi è il commensale e chi è l'operatore, ma soprattutto tra il ruolo del commensale e il ruolo dell'operatore. Cioè io sostanzialmente devo in ogni caso ricordarmi che sto dando ristoro a delle persone. E questo è importante perché qualsiasi cosa io vado a dare, devo darla con un motivo logico e devo trasmettere un'emozione che sto vivendo, che non deve essere necessariamente questa notte ho sognato di fare determinate cose, ma può essere anche il guarda, sai che oggi ho trovato una pesca buonissima e vorrei farti assaggiare questa pesca, punto. Questa mattina sono stato ad un mercato alla fabbrica del vapore, che ho scoperto pochissimo tempo fa, 4-5 giorni fa, e ho trovato, guardate, sono qua. Le ho portate perché non ci credevo neanch'io, anche perché entrando non è che mi sembrasse questo mercato così interessante, no? Ho preso un po' paura, sinceramente. C'è un po' l'area del parcheggio. Sì, no?
Bene, ho trovato dei prodotti incredibili, ci sono delle cascine a Cremona che coltivano dei prodotti fenomenali. Bene, vuoi un po' per fortuna, vuoi anche per voglia, non lo metto in dubbio. Sta di fatto che da domenica prossima è il nostro giorno di chiusura, non so se Anton avrà voglia di seguirmi, però l'idea è quella di poter andare a Cremona o dove ci sono delle cascine, poter raccogliere determinate frutte, determinati ortaggi e poterli ripresentare, punto, senza doverli trasformare e dare chissà quale veste a questo pomodoro. Senza no? Neanche tanti significati reconditi. Ma semplicemente perché è un buon pomodoro. È buono, è vicino e non stiamo a perderci in chilometri, in contenuti che non ha. Il pomodoro deve avere il sapore, deve avere il profumo, non deve avere, credo io, filosofie strane. Ritengo dietro. Che oggi si vivano già talmente tante complicazioni e stress durante la giornata che forse 10 minuti a tavola pretendono un attimo di relax. Cos'è l'acqua di pomodoro? L'acqua di pomodoro non è altro che un consomè a tutti gli effetti, quindi un brodo chiarificato di pomodoro. Questo lo dico perché di acqua di pomodoro ne trovate sicuramente in giro, ma tutta viene fatta. Vi do le due opzioni. Opzione A, frullate i pomodori, li mettete in un secchiello, li lasciate fermi per una notte, per peso specifico la polpa sale in superficie, si libera un liquido sulla parte finale, detta anche acqua di pomodoro. Liquido però che non ha nessuna cottura e soprattutto avete uno scarto del 70%, forse anche 80 volte, e trattenete un 20%, quindi non è economicamente tanto intelligente come passaggio. Soprattutto in una questione, poi in una visione di sostenibilità o di attenzioni come quelle che noi stiamo cercando di avere tutti i giorni, poi vi spiegherò il perché. In questo caso io cosa vado a fare? Frullo i pomodori e utilizzo la tecnica della chiarificazione che si usa per fare tutti i brodi di carne, di verdura, di pesce che voi conosciate, i brodi chiarificati. Cioè, per ogni chilo di pomodoro aggiungo un 10% di albume, quindi 100 grammi, lo porto a 97-98 gradi, chiedo scusa, tra i 90 e i 100 gradi di cottura, quindi deve sostanzialmente sobbollire. Questo fa sì che intorno ai 90 gradi l'albume tenda a coagulare, coagulando trattiene a sé tutte le impurità e le parti solide e di conseguenza libera e rilascia l'acqua, che se avete piacere io vi faccio assaggiare con tranquillità e con immenso piacere. Ed è un'acqua che è totalmente pura, vi sembra, chiudendo gli occhi, vi sembra di assaggiare un pomodoro. Ha la nota acidula finale, è leggermente sapido, considerate che è sapidità sua, non è sapidità che addizioniamo noi, e insomma non è nulla che non si possa fare a casa semplicemente con l'utilizzo di un frullatore e di una pentola. Daniela, quando è il tuo primo libro di ricette dove ci spieghi tutte queste cose? No, beh. Scherzavo. No, tempo non ne ho, ma... Racconti penso... delle basi, perché la cucina credo che sia fatta anche molto di basi, che non significa avere delle tecniche di base, ma avere proprio tutte queste cose conservate in frigo, finché stanno in frigo, o nel freezer o in dispensa. Ti fanno la base di piatti buonissimi, avendo passato due domeniche a fare i brodi, a fare l'acqua di pomodoro, le cose che ci stai raccontando tu, che magari sono un po' non neanche laboriose, stanno lì, vanno anche un po' da sole. Sai qual è il paradosso? Che questa ricetta l'ho imparata in Francia e ho scoperto che è una ricetta friulana. Questa è la cosa che mi fa sorridere. Perché anche il pomodoro in Friuli è anche, è anche una cosa curiosa. Con questo brodo qua io faccio un piatto importantissimo che vedrete dopo. Che è dopo, quello che vedrete dopo, che è la milanese. Sorpresa. Scusatemi, ma ci tengo talmente tanto, penso che Anton avrà ormai le scatole piene di ascoltare questo piatto, però per noi è molto importante. E allora, chiuso nei vasetti e sterilizzata, vi può durare anche 6 mesi. Una conserva normale. Non ha, cioè consideri che non ha niente all'interno, se non del pomodoro. Che è acido e quindi ha una sua conservabilità. Allora, chiedo scusa, ha ragione, l'osservazione è corretta. Coagulando cosa succede nella vostra casseruola? Vedrete una sorta di cappuccino che si forma sopra, un cappuccio gigante tutto rosso con dei puntini bianchi. E sotto
c'è dell'acqua che voi non potete vedere. Per vedere cosa dovete fare, un buchino, e la cosa corretta sarebbe mantenere la temperatura aggiungendo dei cubetti di ghiaccio man mano che comincia a bollire, in modo tale che il brodo si attesti sempre intorno ai 90-95 gradi, perché più bolle, più rintorbidite tutto. Rendendolo torbido non avete un'acqua libera, perfetta. Punto. E poi quella cosa sopra la schiumiamo. E poi questa cosa qua, non altro che filtrarla con un panno. Ah, ok. E si libera quest'acqua, fine, stop. Quasi un'ora. In funzione ai volumi. Perché non è neanche tutta la domenica, è un'oretta da passare. No, io a casa, qui c'è una persona testimone, io mi sono sposato il 25 luglio, quindi considerate che ho dato le dimissioni da un ristorante meraviglioso da Gualtiero Marchesi dopo 7 anni il 15 luglio, ho salutato tutti, ho cambiato totalmente la mia vita, ma perché ne avevo anche bisogno, voglia, perché penso che oggi si debba vivere anche di stimoli, no? Altrimenti uno muore. E mi sono sposato e non ho mai, dico mai, cucinato in casa, con immenso piacere, lo ammetto. Prego. Siamo pronti. No, perché finiamola. Anche la domenica no. No, no. Finiamo la gallinella. Anton, sì. Ti lascio. Allora, abbiamo fatto sobbollire il liquido praticamente 5-6 minuti, coperta, per mantenere la sua umidità e anche per non fare evaporare troppi liquidi che rendono poi la salsa un po' troppo sapida. Non è mai stata girata? Non è mai stata quindi girata. Quindi vi dico, perché sono andata a guardare apposta, è stata messa dalla parte della polpa, la pelle sopra, e non è mai stata girata. Qui ci vorrebbe la scarpetta. Sì, io faccio una piccola premessa, sarà molto improbabile che da noi troviate dei piatti di chissà quale caratura, noi amiamo tanto la semplicità. Io vedo tanta quindi, caratura, scusami Daniel, no, nel senso, ti contraddico. Lo sottolineo nel senso, cioè, è una cosa che... È la caratura farlocca che dici tu, che... La materia prima dà un valore aggiunto che nessun tipo di nome lungo sul menù, termini ricercati, troveremo tanta caratura secondo sono me. Sono d'accordo. Poi se è buono è buono. Se è buono è buono. Ah, eccolo là, perfetto, bene. Così facciamo vedere anche l'effetto anche dei 4 l'origano. Piatti messi insieme. C'è l'origano, fresco. Che cosa? L'origano. È qua. Dov'è? Qua. Vai. Cos'è, Sam? Prego. E aggiungiamo infine l'origano fresco. Ti do il biglietto. Sì. Origano fresco piuttosto che timo, piuttosto che basilico. A me piace l'origano, ci piace l'origano fresco. Cioè, almeno oggi, in questo periodo, ho la possibilità di averlo, perché non sfruttarlo, insomma. Bene. E qui avete la gallinella. Io sono Peter di San Paolo. Ok. Bene, partiamo subito con la gratacchecca. Poi lavoro per fare questo. Sì, certo. Tagliere. 26. Mandami un. Cioè, è quello che non avete conosciuto. Mandami un. C'è questo. Opa. Un passaggio. E quindi 26 c'è una cina che si chiama Pialla, ci mettiamo lì sopra a farla. Va bene. O anzi, ci mettiamo qua, Anton. Allora. 18,52. Come? Quindi, primo piatto, pesce, manca il dolce. E il dolce è molto semplice, nel senso che avete dei lamponi che ho comprato questa mattina. Esatto, allora, ho conosciuto una persona la settimana scorsa e mi ha fatto impazzire, vi racconto questo aneddoto, perché oggi trovare una persona che dice no, io non voglio più fare l'imprenditore agricolo, io voglio fare il contadino. Speriamo che domani piova, perché? Perché ho piantato il frumento, se piove
cresce un po' di più e probabilmente dovrei avere più farina per farmi il pane. Bene, siamo nel 2014, considerando il volume di panetterie e farine che possiamo trovare, sentire una persona che fa un discorso del genere un po' ti lascia perplesso. Anche io ho detto, ma scusami, ma perché ti fai anche il pane? Sì, ho deciso di fare questo investimento, ho fatto questa cascina un anno e mezzo fa. Dopodomani, quindi vi parlo di lunedì, che l'ho incontrato martedì, pianterò 500 piantine di pomodori Roma. Oggi, Daniel, ti posso proporre zucchine, 2-3 cassettine, se mi va bene, i peperoni non sono ancora pronti, c'ho tantissime altre cose, quando vuoi tu vieni giù, lì c'è la bilancia, vai nell'orto, le prendi, le pesi, ti dico quant'è e vai via. Ora, io ho un ricordo bellissimo da piccolo, perché mio nonno, verso le 2-2:30, quando mia nonna aveva lavato i piatti e si andava a dormire, mi chiedeva di prendere il sale, scendevamo nell'orto, staccavamo il pomodoro dall'orto alle 2:30 del pomeriggio, quindi il pomodoro era caldo, e con un pizzico di sale mangiavate un qualcosa di incredibile. Bene, quel sapore io non sono più riuscito a ritrovarlo. Il mio percorso di vita è andato avanti, ho deciso di fare il cuoco, qualcuno dice l'ho fatto anche bene, non lo so. Comunque, sta di fatto che ho imparato buone tecniche, perché ho avuto dei maestri veramente importantissimi. Oggi ho anche una location. Location, persone, tecniche, mi manca il prodotto però, non riesco a trovarlo, perché tutti mi parlano di qualità, scusatemi, lo dico fuori dai denti, tutti ne parlano ma io non ne vedo mica tante in giro, ma veramente poca ne vedo, anzi c'è sempre bisogno di trasformare il piatto, di mettere delle cose in più, perché per camuffare cosa? Quello che mi manca. Allora io fortunatamente quel 4 cose che ho riesco a tirarle fuori bene e non ho bisogno di camuffare niente. Quindi, more, ribes. Queste meravigliose fragole? Sì, perché col picciolo così non si trovano. Perché voi lo sapete, sì, che tirar via piccioli, foglie, un trucco per non farvi vedere che è tutto un po' passato. Voilà. Delle ciliegie sciroppate fatte da noi. Allora, la grattachecca l'ho scoperta a Tokyo. Io pensavo sul Lungotevere. Perché l'anno scorso ho fatto un'esperienza meravigliosa con una maison a me molto importante francese, la Maison Trois Gros, a Tokyo, in quanto si doveva fare una settimana gastronomica con tema la fattura italiana contemporanea. E ho conosciuto un ragazzo italiano che presenta la grattachecca. Ho detto, cavolo, la grattachecca, ma cos'è? È una ricetta tipica romana, e la scopriamo. Bene, scopro poi la cucina giapponese, che è una cucina molto bella, io la adoro, che ricerca sempre più la semplicità, la perfezione, oltre che nel piatto, anche nel modo di eseguire il piatto. E poi i dolci mi sono piaciuti un sacco, perché non sono dolci. Ora, io non avendo una pizzeria ma avendo un ristorante, ed essendo un cuoco, non essendo un pasticcere, non ho la necessità di dover fare un dolce che sia dolce, anche perché devo presentarlo a fine pasto, se devo andare a caricare la persona ha poco senso, come ha poco senso presentare i menù di dessert e quant'altro. Quindi mi sono legato sempre di più alla presentazione di dessert che siano, più che dessert, io le definisco dei fine pasto. Nel caso specifico vi sto facendo un guazzetto, grattachecca per me è questo, è un guazzetto di frutti rossi. Anton sta liberando, se è ancora congelata, sì, fortunatamente, bene. Un lingotto, una granita intera di rabarbaro, cioè rabarbaro centrifugato, messo all'interno di questo contenitore e messo in congelatore, fine. E vi faccio vedere esattamente cosa noi facciamo al ristorante. Perché ve lo faccio vedere? Perché c'è una particolarità che non vi ho spiegato. Da noi in ristorante non ci sono camerieri, ci sono solo cuochi. C'è un sommelier che è Simone e la sala è gestita dai cuochi. Io ho voluto sin dall'inizio questa cosa perché volevo un contatto diretto con le persone, perché volevo far capire, senza rompere le scatole a nessuno, per far capire perché facciamo certe cose e come le facciamo. Per creare proprio un qualcosa che possa così legarci a loro. Come vi dicevo prima, ormai si mangia benissimo in tutti i ristoranti, dappertutto. Più o meno, No, c'è un livello di qualità tale per cui si mangia comunque bene, però manca il contatto con le persone, manca un sorriso, manca un come va, manca un oggi sono
messo malissimo, scusami, non ho fatto bene questo, cioè, manca un po' di umanità, punto. E allora andiamo in sala e via, ho portato tutti i cuochi in sala. Bene, detto ciò. Il lingotto di rabarbaro e poi ho visto una roba verde lì di fianco meravigliosa. Sì. Allora, per fare la grattachecca serve la pialla e questa è la pialla. Una pialla da grattachecca. Questo è il piatto. Ci abbiamo un piatto per girare il lingottone? Vogliamo girare sul... Ma dico una sciocchezza, se una casa la pialla non ha, può usare una fetta tartufi? O quella per il grana? Una forchetta va benissimo. Sì, sì. Va bene, la fetta tartufi è molto difficile. E la, no, quella per il grana, che è, fat, che è un po'... Ce l'hai presente? Ah, sì. Che è una specie di piccola mandolina. Comunque sia. Sta di fatto che noi usciamo direttamente in sala, dal nostro commensale, con il lingotto di granita rabarbaro, il guazzetto di frutti rossi, mi serve questo, opa, che non è altro che il succo dei frutti rossi. Perché? Perché poi quando diventano maturi sono più buoni, però sono brutti da vedere. Allora io faccio il succo direttamente, così diventa bello, non ha zucchero, cioè per il momento io non ho aggiunto zuccheri. Voilà. Sorbetto al basilico. Che è quella roba verde meravigliosa che avevo visto prima. Provatelo il basilico nei dolci, ci sta benissimo, con i frutti rossi è uno spettacolo. Io in Francia ho mangiato, la prima volta che ho mangiato il basilico in un dolce, una crème brûlée al basilico con sopra i... Adesso ce lo dice Daniel come si fa questa sua ricetta, però il basilico, soprattutto con i frutti rossi, è un abbinamento super azzeccato. Il sorbetto al basilico è abbastanza semplice, nel senso che avete acqua, zucchero, del succo di limone e il basilico messo in infusione. Noi fortunatamente siamo molto comodi nel fare tutto questo perché abbiamo un macchinario che si chiama Pacojet, ci permette di congelare direttamente il tutto e frullarlo a una velocità tale per cui si crea una pasta e quindi anche il basilico viene totalmente frullato, di conseguenza acquista quel costo colore molto bello e ha un gusto freschissimo. Se volete assaggiare, ci sono dei cucchini di plastica? Ah, non possiamo far assaggiare? Peccato. Vabbè. Te saranno usare. Vi dovete fidare. Però potrete sentire il profumo. In ogni caso, tovagliolo usiamo questo perché non ci sono, no, gli altri. C'è il fazzolettino. Sì, grazie, preferisco. Si arriva a tavola, si presenta la grattachecca e si fa come a Roma. Si chiede quanta uno ne vuole. Come altri fanno con il tartufo. Esatto. E voilà. Che meraviglia. È un dessert molto semplice. Facile. Ok. Via. Minestrone adesso. Sì. Che bongole. Rimettiamo subito via le robe che abbiamo già usato. Prego. No, no. Sì, com'è? Tutto a posto secondo te? Sì. Oh, bella. Bella storia. Oh, c'ho un mal di schiena oggi, cazzo. Che cosa? Ah? Da chiropratico. Ma che da chiropratico? Da chiromante devo andare. Ok, facciamogli vedere sta cosa. Daniel, scusa, perché la signora è triste che dice che non può fare il sorbetto di basilico. Lo fa nella gelatiera di casa. Lo può fare nella gelatiera di casa, oppure io taglierei dei pezzettini di basilico e li metterei dentro. Sì, avete i frutti rossi sotto, no? Poi potete scegliere quello che volete. Io ho messo poche ciliegie perché non sono ancora perfette, secondo me.
invece lamponi e fragole sono veramente eccelsi. Anziché mettere il sorbetto, andate a spezzettare il basilico, lo mettete insieme e poi ci avete la granita sopra. E avete un contrasto di gusti. Perché vi ho nominato il Giappone? Vi ho nominato il Giappone perché io vi descrivo quello che sentireste in bocca mangiando quel piatto. Avete la consistenza dei frutti, che sono dolci perché c'è un guazzetto, che viene fatto in una tecnica particolare che non vi sto a spiegare perché è abbastanza complessa, ma permette, fa sì che si estragga sostanzialmente la pectina, la base zuccherina che c'è all'interno dei frutti. Ecco perché vi nominavo dei frutti maturi. E questo serve per addolcire un po' il piatto. I frutti hanno la loro acidità, è logico. Avete l'aroma del basilico fresco e freddo, perché al palato risulta tutto molto freddo. E in più avete il piacere al palato della granita, che vi dà questo tocco di rabarbaro. Stop, non sentite altro. Bene, l'ultimo piatto è... Piccola premessa. Allora, tutto questo lungo intervento, per chi l'ha seguito dall'inizio, si intitolava Tradizione e Solidarietà. Ah, di sì. Tradizione abbiamo parlato fino adesso, perché abbiamo dai ricordi d'infanzia ai piatti molto concreti che sono stati presentati, di tradizione ne abbiamo avuta molta. Solidarietà, magari a qualcuno è stato incuriosito da questo termine, cosa c'entra sulla cucina? Di solito banalmente i miei colleghi dicono fra tradizione e innovazione, no, noi andiamo in tutt'altra strada. La strada della solidarietà, che non è semplicemente un titolo su uno show cooking, ma è qualcosa in cui Daniel crede molto. E assolutamente. Raccontaci. Allora, io adesso vi presento il minestrone di verdure alla milanese, secondo noi. Questo minestrone nasce a una domenica di settembre, mentre andavo a Roanne a parlare con Michel Troagro, che è una persona a me veramente molto cara, perché mi ha dato dei consigli di vita importantissimi. Tanto che ho dedicato una piccola frase nel mio menù inizialmente, ringraziando Gualtiero Marchesi per tutto quello che mi ha insegnato come cuoco, ma Michel Troagro tutto quello che mi ha insegnato come cuoco di vita, perché purtroppo non basta saper fare il cuoco, l'ho scoperto poco tempo fa, servono tantissime altre cose. Io volevo comunque omaggiare il signor Marchesi per quello che mi ha insegnato, perché sono stati 7 anni veramente molto importanti per me, e volevo farlo senza dover fare un piatto già visto o che possa ricondurmi a lui, volendo fare un qualcosa che potesse essere totalmente un elemento di stacco. Bene, più di una volta si era parlato assieme a lui del minestrone di verdure alla milanese, ma mai poi nel concreto si è riusciti a poter fare qualcosa assieme, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, sta di fatto che non è mai uscito nulla. Bene, ne parlo con Chiara, viene fuori l'idea di dire ma sì, si potrebbe fare il minestrone, quasi quasi potrei saltare le verdure in padella, perché il minestrone è buono, penso ne siate tutti concordi, però a queste verdure totalmente anemiche, totalmente spapolate, che non sanno più di nulla, cioè è buono il brodo, non sono buone le verdure che ci sono all'interno, parliamoci chiaro. Saltandole in padella, quindi anticipo quello che vi sta facendo Anton, riesco ad avere dei valori nutrizionali sicuramente superiori. In più anche al palato una croccantezza diversa, perché ho delle consistenze diverse. Manca la base liquida, giusto? Bene. Rullo di tamburi. Perché? Perché non puoi mettere un brodo di verdure, se no, sei, scusatemi il termine, tanto ormai ci sono tutti gli schemi, sei lo sfigato di turno, allora non si può. Cosa metti? Cosa non metti? Ne parlo con Michel Troagro e mi fa, beh, potresti provare a mettere l'acqua di pomodoro. Oh, non ci ho pensato, che bella idea, quasi quasi provo. Bene, provo e nasce il piatto. Questo lo sottolineo perché? Perché questo piatto è la fusione di tante cose per me. È la fusione di un rapporto instaurato con una realtà francese per me molto cara, e soprattutto i 7 anni di vita assieme a una persona che per me ha significato tantissimo, e lo dirò fino alla fine. Bene, nasce il piatto, nasce il minestrone di verdura milanese, adesso io ve lo spiego e vi spiego come si arriva alla solidarietà. Anzi, lascio ad Anton la parola. Ho condito con sale e olio le verdure a parte. Ho iniziato col cavolfiore, che ha un tempo di cottura un po' più lungo. Poi ho aggiunto le carote e infine le zucchine assieme alla rapa e il sedano. Vado
Zucchine di due colori, zucchina sì, verde e zucchina gialla. Zucchina verde e zucchina gialla. Vado e anche con un effetto cromatico molto, molto vivace. Vado a rosolare leggermente le verdure per dargli anche sapore. Le aggiungi già l'acqua? Come? Hai già aggiunto acqua? No, ancora no. Per prolungare la cottura... Adesso, prego, prego, scusa. Vai. Aggiungiamo acqua per terminare la cottura. Le verdure devono risultare croccanti al palato, ma non crude. E quindi alla domanda, il risotto dove si fa, nella pentola alta o nella pentola bassa? Il minestrone si fa in padella. Brava. Brava. Oh, prendo questi due qua intanto. Sì. Bene, entriamo nel concetto di solidarietà. Nasce il minestrone, avete capito a chi ho voluto omaggiare con questo piatto. Dicembre, conosco Mario Furlan. Mario Furlan è il padre fondatore dei City Angel. I City Angels sono un'associazione di volontari milanese che si occupa di aiutare i senza tetto. Hanno 18 distretti ad oggi in Italia. Io non sapevo nulla di questa cosa, me ne parla, è una cosa molto interessante. Non avevo capito inizialmente il senso della sua richiesta. Ho detto, Mario, fermo, guarda, io ho appena aperto, soldi non ce ne sono, quindi scordati di... Però... Posso darti una cosa in cambio, posso darti il mio know-how, posso darti l'esperienza che io ho. Siccome penso nella vita ci sia, sia importante per una persona dare un valore monetario all'esperienza che si crea, e potendolo dare uno decide come dosarla e a chi darla in funzione a quella che può essere la propria scelta di vita. Bene, io ho detto guarda, io posso aiutarti nel sociale dove riesco, quando ho dei prodotti da in più, in eccesso, piuttosto che i fornitori stessi che mi aiutano e che mi consegnano la merce ogni giorno, se mi danno dei prodotti, se hanno dei prodotti in esubero, io posso trasformarteli e darteli per utilizzarli per i senza tetto. Bene, da dicembre a oggi considerate che con una cadenza circa quindicinale andiamo in un dormitorio a fare delle cene per i senza tetto, e questo vi posso garantire che comunque a livello morale dà delle grandissime soddisfazioni. Grazie. Però serviva un piatto. Perché? Perché subito, no ma aspetta, perché il maiale non lo possono mangiare, questo non lo posso mangiare, l'altro no. Tocca, che delicati che sono, no? Scherzo. E niente, nasce l'idea, faccio Mario, ti faccio assaggiare questo piatto, dimmi che cosa ne pensi. Perché? Perché il piatto che adesso voi vedrete, che Anton completa, è un piatto che io definisco trasversale e versatile allo stesso tempo. Ed è un po' la genialità di questo piatto. Trasversale perché? Perché è adatto a tutte le culture, a tutte le etnie, a tutte le religioni. Tutti possono mangiarlo. Tutti, nel pianeta Terra, tutti possono mangiarlo. E poi versatile. Versatile per due motivi. Motivo A, perché indipendentemente dall'intolleranza che io ho, modificando gli addendi non altero il risultato. Quindi, sono allergico ai cipolloidi, basta che io tolga il cipollotto, e posso mangiarmi comunque il minestrone. E questo dicasi per tutti gli altri elementi di questo piatto. E poi, personalmente, ed è questo l'allacciamento che io do alla tradizione, perché ritengo che per antonomasia sia l'unico piatto che si può definire italiano al 100%, in quanto da nord a sud abbiamo regioni con delle biodiversità tali per cui ogni regione è a sé. C'è un piatto effettivamente che un po' raggruppa e identifica tutti, che è il minestrone di verdure. Ora, io ho dato un taglio alla milanese perché? Perché sono a Milano e adesso vi faccio vedere cosa intendo per alla milanese. Però sostanzialmente il fatto che viene servito a timballo, basta, non c'è nient'altro. Non perché c'è, milanesi, ma... visto che prima hai detto sfigate, io posso dire che sono fighetti. No, dai. Comunque, prego. Aggiungiamo poi le patate bollite. L'utilizzo di legumi e cereali fa sì che si formi un complesso proteico completo.
di conseguenza diventa un piatto unico anche senza dover aver necessariamente bisogno di carne o pesce. E riso integrale. L'olietto. Quella è stata solo scaldata. Sì, sì. Non mi ricordo più, è salata l'acqua di pomodoro? No, questa qua sì un po'. Un pochino. Quella del brodo no. Cioè, quando si fa no. Poi quando si usa salarlo. Si aggiunge, aggiunge il sale, scusa. Che serve a... Okay. Grazie. Oh, un po' di olio crudo. Delle scagliette di parmigiano, perché sennò mio papà si arrabbia. Mio papà vendeva latte, vendeva, adesso non vende più, latte e formaggi. E a casa il parmigiano bisognava mangiarlo per forza di cose a scaglia, non si poteva grattugiarlo. Non ho mai capito il perché, sta di fatto che me lo porto avanti. Abbiamo? No. No? Bella. Prezzemolo le foglie di sedano, giusto? Sì, scusate. Ecco qua, è finito. Allora, minestrone alla milanese perché? Perché il minestrone alla milanese mi hanno detto che va servito fisso, cioè che deve essere fisso, chiedo scusa, e allora io lo servo a timballo. Questo è l'unico motivo che mi allaccia a Milano. E poi, scusatemi, per completare il piatto, a tavola, facciamo finta che questa dinanzi sia una tavola, prego, lo completiamo, quindi abbiamo il piacere e la possibilità di rompere le scatole ai nostri commensali spiegando il piatto e completandolo così e versandolo. Bellissimo. Si libera. Grazie. E smontando il timballino fighetto è carino, in una no? Meravigliosa minestra di verdure. Il formaggio si scioglie leggermente, avete tutte le verdure che si uniscono in bocca, no? Creano, come diceva Henry De Luca con la parmigiana, creano alleanza al palato. E basta. Lei è arrivato in ritardo. Antonio. Oh, vabbè, e questo senza tetto sinceramente non abbiamo avuto il piacere. No, no, l'abbiamo fatto, no? A dicembre sì, abbiamo presentato, perché fecero la cena di fine anno dei City Angel e vennero sia i volontari che senza tetto all'interno del ristorante. Altra cosa, scusatemi, per me è importante, cioè, è una disponibilità e comunque un modo di poter aiutare delle persone con quello che si ha. Quindi non è vero che non ho nulla e non posso, se c'ho voglia trovo io il modo per poter dare una mano in qualche maniera. E l'abbiamo servito su dei ciotolini, mi ricordo, su dei ciotolini in plastica in modo tale che si potesse vedere tutte le verdure all'interno. Basta. Potete... Nel qual caso lei non voglia utilizzare, chiedo scusa, non posso utilizzare l'acqua di pomodoro, può inserire qualsiasi altro liquido, qualsiasi altro brodo che sa voglia. Quindi penso a un brodo di peperoni, piuttosto che a un brodo di verdure, piuttosto che a un brodo di carne, piuttosto che a un brodo di pesce, cioè si adatta a qualsiasi elemento, perché le verdure sono una trade union valida per qualsiasi ingrediente. E quindi io posso spostarmi nella carne o nel pesce liberamente, senza dover alterare totalmente il gusto.
qua mi mette in difficoltà, nel senso che acqua e zucchine non... Diarla. Va bene, io ci penso un po', poi le trovo la soluzione. Può utilizzare qualsiasi altra tipologia di verdura, può metterci una crema piuttosto che può metterci del pesto, perché la stessa idea si può trasformare con il pesto. Mi sembra che freddo venga servito anche con del pesto di basilico, se non ricordo male. Il minestrone era genovese. Bene. Ecco, lei si, ma ritorniamo indietro un attimo, ritorniamo al timballo e in estate possiamo tranquillamente servire a timballo freddo e perché no con del pesto di basilico attorno. Mi è arrivato il messaggio. In che senso? Beh, sì, questo è vero, però lì consideri che sta già mangiando qualcosa di freddo, quindi diventa... No, però lei sta cercando di bypassare l'intolleranza al pomodoro e può metterci, come diceva lei, una zucchina piuttosto che un peperone, piuttosto che un brodo di cipolla, piuttosto che, perché no, penso adesso al sugo delle erbette, le coste, le erbette, no? Quando si cuociono, chi le cuoce troppo a lungo rilasciano dell'acqua, perché non utilizzare quella? O il brodo di cipolla, ribadisco. Cioè è abbastanza libero l'interpretazione e comunque non snatura il motivo per il quale so nasce e il gusto che si forma al palato. È logico che qui ho un taglio che è legato all'acqua di pomodoro e una... I tempi sono quelli che ha visto lei, signora. Quelli che abbiamo con fatto il riso momento. Che era già cotto. Con il riso integrale e le patate, già cotto. Beh. Al posto del riso possiamo mettere riso, orzo, ceci, farro, liberi. Qualunque cosa. Anche una pasta. Così io il discorso che facevo a monte, a inizio incontro, non sono obbligato a dover sottolineare che questo piatto è adatto a tutti. C'è, infatti la provocazione massima per me è quando una persona a tavola mi dice guarda io sono celiaco, oh che bello, allora mangio il minestrone anche tutti gli altri. Ed è un modo per far sì che le persone siano un po' più libere a tavola. E che non debbano pensare neanche alle problematiche che possono o non possono avere, almeno per quell'oretta di tempo. Poi intanto nessuno glieli porta via i problemi alle persone, noi non li portiamo via. Bene, grazie. Grazie. Posto. Allora. Oh, ciao Sauro, devo salutare una persona. Salutiamo Daniel, vi ricordo, nuova cucina, no? Sbaglio sempre. Cucina italiana contemporanea, via Castelfidardo, angolo via San Marco, Milano Food Week, tradizione, solidarietà, fate del bene, mangiate bene e complimenti. Grazie tantissimo. Della visita, grazie a voi di essere stati bravissimo. Qua. A presto.